Sia lodato Gesù Cristo. Oggi, preparandomi alla celebrazione, pensando anche all'omelia, al pensiero che devo condividere con voi, e pensavo un po' al Vangelo che stiamo ascoltando in queste domeniche, no? Domenica scorsa abbiamo ascoltato il discorso della montagna, delle beatitudini, l'inizio del discorso della montagna. Oggi Gesù ci dice: voi siete il sale, siete la luce, e domenica prossima continua ancora il discorso della montagna. Vi è stato detto, ma io vi dico. E quando si ascolta il discorso della montagna, soprattutto l'inizio, le beatitudini, di solito si dice è la carta di identità del cristiano. Allora io sono partito da questo modo di dire, almeno quando ero ragazzo lo sentivo spesso, no? È la carta di identità del cristiano. E qui l'ho diviso, ascoltando il Vangelo di oggi, pensando a quello della prossima domenica, ho diviso in tre momenti, tre parti del Vangelo che mi dicono non solo chi è il cristiano, ma chi devo essere io. Allora, all'inizio le beatitudini, e ci sta la carta di identità del cristiano. Domenica prossima c'è un altro modo per conoscere il cristiano. Allora, noi per conoscere una persona abbiamo bisogno di tre cose: la carta d'identità, e quindi l'abbiamo ascoltato domenica prossima, il codice fiscale è importante, e possiamo dire che il Vangelo della prossima domenica è il codice fiscale, che è proprio il mio codice fiscale, non coincide, non è lo stesso di un altro. Cioè, tutto quello che Gesù ci dirà, non anticipo l'omelia della prossima domenica, ma in sintesi, tutto quello che il Signore ci dirà, poi ognuno di noi, dinanzi a questo brano di Vangelo, quindi a quelle pagine del Vangelo che ascolteremo, dirà come devo vivere io. Perché quando Gesù, per esempio, dice amate i vostri nemici, faccio un esempio, non tutti ameremo i nemici allo stesso modo. Ognuno ama i nemici in modo diverso se lo ama, in base alla propria esperienza di vita, al proprio carattere. Ognuno è unico nel vivere quello che Gesù ci dice. Poi c'è la terza cosa importante, che è il DNA. Quando uno vuole sapere se quello è il proprio figlio, si fa l'esame sul DNA. Se trovano un defunto e non sanno chi è, si fa l'esame del DNA. E il DNA è personale, però non è solo personale, perché io e mio padre abbiamo, penso, qualcosa di uguale nel DNA, no? Quindi è importante. Se fanno il DNA a mio padre, a mia madre, o ai miei fratelli, o a me, si capisce che siamo la stessa famiglia, no? Il Vangelo di oggi possiamo definirlo, pensavo oggi, il DNA del cristiano. E il DNA del cristiano è sale e luce. Il cristiano deve essere sale e luce. Un cristiano che non è sale, che non è luce, è un po' difettoso, non è un vero cristiano. E pensavo oggi, perché Gesù dice il sale e la luce? Perché se, che ne so, Gesù pensava a me, diceva dovete essere zucchero e luce, no? No, sale. E pensavo proprio il sale serve a dare sapore.
Se io cucino e metto il sale giusto, do sapore a quel cibo. Do sapore. Io, per esempio, mangio un sacco di dolci. L'unica cosa dolce che non mi piace è l'arancia. Quando è dolce non mi piace. Per farla secondo i miei gusti, io aggiungo il sale. E non è più dolce, no? Il sale è importante. Cioè Gesù ci dice che noi cristiani dobbiamo dare sapore al mondo, alla storia. Oggi pensavo proprio questo, cioè quando ci sono tante situazioni che non sto qui a dire, di solito si dice, ma noi cristiani perché dobbiamo andare d'accordo, perché non possiamo creare scandalo, perché facciamo sempre un passo indietro? Perché ci sono tanti che non sono cristiani, perché ci sono tanti che sono atei, perché ci sono tanti che può dare fastidio il mio modo di parlare, eccetera. Facciamo sempre passi indietro. E la storia vediamo com'è. Perché noi non diamo il vero sapore che è il Signore, non annunciare il Signore. Essere luce, luce illumina, la luce mi aiuta a vedere le cose diverse, a fare le cose in modo preciso, no? Se io devo scrivere, ho bisogno della luce, se la luce è dietro di me, non riesco a vedere bene quello che sto scrivendo. Devo vedere la luce davanti o da questo lato, se scrivo da questo lato, no? La luce mi aiuta a vedere. Allora, il cristiano è luce perché è profeta. Quando Gesù ci dice voi siete la luce, ci sta dicendo voi siete profeti e dovete vedere il mondo, dovete vedere la storia con gli occhi di Dio. E dobbiamo illuminare le tenebre che ci sono nel mondo. No, la gente che vive lontana dal Signore, per esempio anche il tempo della pandemia, che per fortuna ce l'abbiamo alle spalle. No, la gente aveva bisogno di una parola di speranza, non si sapeva che fede si faceva, eccetera. Cioè, noi siamo luce. Ma come? Attraverso le opere noi siamo sale e luce. Diceva Gesù nel Vangelo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Quale opere? Ce lo diceva la preghiera all'inizio della Messa. Opere di giustizia e carità. Non testimoniamo agli altri se noi, ad esempio, ci chiudiamo in chiesa e stiamo tutta la giornata con la corona del rosario in mano o dinanzi al Santissimo. Mi serve perché mi aiuta, perché mi carica, perché mi dà la spinta di andare fuori. Perché se io non sto dinanzi al Santissimo, se io non sto con la corona del rosario in mano, agli altri porto me, non porto il Signore. Ma non è quella l'opera. Ma è lì dove io vivo la giustizia, in un mondo dove va avanti l'ingiustizia, in un mondo dove si vive il proprio egoismo, in un mondo dove emerge l'orgoglio. Io lì devo testimoniare, devo essere sale, devo essere luce, devo dare sapore, devo illuminare con le opere di giustizia e le opere di carità. E questo a che cosa serve? Ce lo diceva sempre la preghiera all'inizio della Messa, a rendere gloria al Signore. Perché il Signore sia lodato, glorificato, eccetera. Noi cristiani dobbiamo fare questo, oltre alla preghiera, credo che è importante, altrimenti agli altri diamo noi, non diamo al Signore se non preghiamo.
dobbiamo, ecco, dare il sapore alla storia, dobbiamo illuminare il mondo facendoci sale e luce. Però dobbiamo essere legati al Signore. Noi gli altri dobbiamo portare non la nostra luce. Perché se portiamo la nostra luce, allora siamo sempre nel periodo di Natale, no? Le luci si accendono e si spengono. Un giorno siamo proprio eufori, ci sentiamo belle forti nella fede e un giorno facciamo marcia indietro. Un giorno abbiamo la voglia di annunciare a tutto il mondo che Gesù è il Signore e un giorno ci tiriamo indietro. No, invece noi la luce la prendiamo da Gesù, che è la luce, e la dobbiamo portare agli altri con le opere di giustizia e di carità per rendere lode al Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.